Sono le 5.50, secondo passaggio preso. Dai, 5. Hola gente, questo è un fiume, quello è il treno per Bangkok e invece questa è una strada di campagna. Ora, dalle persone che hanno visto i video precedenti a questo mi aspetto due cose: che sappiano come sono arrivato in questa città. Per chi non lo sapesse, ci sono voluti 200 km e 7 ore di autostop. La seconda è che sono letteralmente innamorato di questa strada di campagna. E quindi che cosa c'entrano queste due cose? E non so per quale motivo e non so chi me lo stia facendo fare. Adesso sono le 5.33 e ho deciso di fare l'autostop su questa strada di 500 metri avanti e indietro per vedere quanti passaggi prendo in un'ora. Per la precisione sono le 5.34, approssimiamo alle 5.35. Cominciamo! È un'ambulanza questa, o è la polizia? Ok, evitiamo. È passato esattamente un minuto e già mi sto preoccupando che non passa nessuno. Mi dà un passaggio. Fatto così, non ha capito che era un autostop. Aspetta, stanno tornando indietro. No, sei andato. Sta diventando critica la cosa. Ragazzi, non passa nessuno. Ma che idea del cazzo. Forse siamo fortunati. No, no, non si ferma nessuno. Sono i ragazzi di prima. Ehi, abbiamo preso un passaggio. Ok, sono le 5.39 e il primo passaggio è preso. La cosa importante da sapere è che alle 6.30 tramonta il sole, quindi non è l'ideale stare, ed è proprio per questo che ho deciso di venire qui alle 5.30, così ho un'ora piena, nel momento più bello della giornata, il tramonto. Dovrebbero essere all'incirca 5-600 metri questa strada. Siamo quasi arrivati. Ho preso un passaggio da, penso, nemmeno 1400. Va bene. Ok. Stop. Ah, ma sei scalzo. Thank you. Via. Sono serpenti qua? No. Ok, sono le 5.43, prima corsa fatta. Mi accompagni? No, fermo. C'è un carrettino. Ho sempre sognato andare su un carrettino. No! È girato nella parte opposta. Sono le 5.45. In 10 minuti. Solo un giro. E dai. Mi porti? Via. No, fermo. Mi ha trollato. C'è un carrettino. No, mi porti di là. There. Okay. Non so cosa abbiano, però va bene. Allora, con queste sospensioni della MotoGP, andiamo. Sono le 5.50, secondo passaggio preso. Dai, 5. C'è anche il nostro amico che continua a prendere fieno. L'avete visto, vero, il video? Uè. 5.53, primo giro completato. Comunque ho notato che questo gesto qui non lo capiscono tanto. Pensano che li sto salutando, tipo hey, hello. Posso salire per andare? Ok, perfetto. Ci stiamo velocizzando. Sono le 5.54. Terzo passaggio preso. Non so lui quanto sia contento, ma la mia felicità invece si può tanto percepire. Mi diverto troppo a fare queste stronzate. Però in realtà è un esperimento sociale di altissimo livello. Comunque dovrebbero consigliargli di farsi una doccia ogni tanto, perché porca troia. Ok. No, poverino, mi ha accompagnato apposta. Vabbè, però l'ha fatto per il bene della ricerca. Vediamo lui. Posso andare alla fine della strada? Ok, quarto passaggio preso, sono le 5.58. È stato un change velocissimo. Infatti sono molto preoccupato perché il tizio che mi ha appena accompagnato non sta tanto lontano. Però devo dire, questo motorino fa dei rumori strani ed è un po' lento, quindi dovrei riuscire a non fare figure di merda. Conkun Krab. Lui, a differenza dell'altro, la doccia se l'è fatta. Ok, Conkun Krab. L'ho fatto fermare appena in tempo perché c'era il tizio del motorino di prima qui. Beh dai, ho barato per questi, che sono 30 metri, però va bene. 18 e 2 minuti, secondo giro completato. Vai. Cos'è? Non ho capito, mi sa che è la polizia. Ok, ragazzi, mi sono fatto il giallo. Perché tra l'altro non so se si può fare l'autostop in Thailandia, non mi sono informato. Ma lui ha detto che si può fare. Tra l'altro mi sembra che in realtà è un medico, non è un poliziotto, però c'aveva le radioline, la torcia, quello, quell'altro. Va bene, ok. Welcome to Thailand. È un medico.
Annaggia la miseria. In realtà è stato carinissimo, voleva sapere se mi poteva aiutare. Questo video va solo a favore dei thailandesi comunque. Sono le 6:10. Hello. Un secondo. Hi. Yeah, you? E io? Sì. Yeah. Oh, io. Ok, ce l'abbiamo. Okay. You are Japan? Italy. Oh. Sono delle studentesse. Yeah. Però. YouTuber? Yeah, YouTube. Oh. Giulio. Io Giulio. Giulio, yeah. Ok, mi hanno aggiunto su YouTube. Sono le 6:15 e quanto siamo al terzo giro? E come prevedibile, il sole sta completamente calando. Hello! Salutano tutti qua! Per un'altra cosa, è questo fatto che le persone, differentemente da quello che stai facendo, ti salutano e fanno hello, hello! E soprattutto in questi contesti, adesso non so a Bangkok, quindi nelle grandi città non so come sia, poi lo scopriremo, ma in tutte queste cittadine dove c'è proprio l'essenza della Thailandia, potremmo dire, è tutto così, hello, hello! Vi svegliate tristi, vi svegliate depressi, avete tutti i cazzo i problemi che volete nella vostra vita, scendete qua per le strade e non potete non sorridere, non potete non essere felici, immotivatamente. In tutto questo, il sole se ne sta andando sempre di più, spero di ritornare. Cioè. Beh, no, mi... Come si fa a fare l'autostop qua? Hello? Ho preso quello più antipatico, cioè questa è la reazione più antipatica che potete avere in Thailandia. Ne ho trovato un altro! Hello? Come fate a non essere felici qua? A 3 col bambino direi di evitare. Ah no, a 4. 2 adulti e 2 bambini. Vediamo loro. Titi. Anche. Ah, Titi. Ok, Titi. Giraffe. Italy. Quasi al completo calar del sole. Altro passaggio. Preso. Stavo per sbattere l'iPhone nelle piante. Comunque, cioè, sembra, non so, la savana per certo. Stop. Ok. Cocoon Crab, vai. Le 6:27. Ci mancano altri 7 minuti. Vediamo in 7 minuti quanti passaggi riusciamo a prendere. Oh, c'è una simpatica signorina. Vediamo un po'. No, te posso... No, shit. Gli è caduta una busta col ghiaccio. Ok. E va bene. La cosa che mi ha, cioè in realtà mi ha un po' sconcertato, però mi ha stupito più di tanto, il fatto che caduto il ghiaccio per terra, se l'è fatto raccogliere, Ah, you go there? Ah no, mi ego there. È stato un fake? Abbiamo fatto almeno 100 metri. Questo è stato veramente un flop. Vediamo se ci fermano questi. Dai. L'ultimo giro, 5 minuti. Un'altra cosa della Thailandia è che qui tutti hanno un motorino per muoversi, cioè è la base, se non hai un motorino non ti muovi. E proprio per questo ce l'hanno da tutte le età. Ho visto veramente persone di tutte le età ad avere i motorini. Pure i bambini di 8 anni. No, mi ha appeso. Dai, ragazzi, gli ultimi due passaggi. Un carretto. Questo è bello. Questo è bello da prendere. Ci abbiamo ancora 3 minuti. Ce la possiamo fare? No, gira di là. Cazzo. Sarebbe stato bellissimo da prendere il carrettino del cibo fritto. Non passa più nessuno e cominciano ad esserci cani. Ma è finita la gente! Si è fermata una macchina! È stato un flop. Dai, non può finire così! Ma davvero? 35. Va bene. E anche destino che finisca. Sono le 6:35. Questi sono i numeri finali di quanti passaggi sono riuscito a prendere e di quanti giri sono stati fatti. Tenete conto che è partito come un gioco, però davvero si può vedere come un vero e proprio esperimento sociale che dimostra due cose fondamentali. Il primo, che i thailandesi sono persone molto gentili e disponibili e sempre felici con voi. E secondo, che se venite in Thailandia e siete a piedi, non vi preoccupate, alzate il pollicino che da qualche parte arrivate sempre.